dovete lasciarvi riprendere da Gesù Cristo. E qui interviene ancora la missione del sacerdote. La missione del sacerdote nella confessione, nella direzione spirituale. Quando si immedesima dei sentimenti di Gesù, perché Gesù ha detto: io sono venuto a salvare, non a condannare. Io sono venuto per i malati, non per i sani. Ecco, allora i sacerdoti impersonano, incarnano questa mentalità di Gesù ed entra nell'animo di chi gli sta dinanzi e l'aiuta e l'incoraggia e gli fa vedere quali sono le nuove strade da prendere e gli fa vedere che dinanzi al Signore non è tutto finito e anche il suo peccato a un certo momento scompare. Te lo ordino, vai in pace. Il sacerdote finisce la confessione dicendo così: il Signore ti ha perdonato, vai in pace e non preoccuparti degli altri, e non preoccuparti d'altro. Ecco la gioia di essere belli, perché veramente noi in questo modo veniamo a contatto, ma un contatto profondo con le persone, e cerchiamo con tutte le nostre forze, anche se siamo limitati, cerchiamo di imporre questa fiducia nel Signore, di ridonare la speranza nella vita, di guardare al futuro con serenità e con gioia. Per questo io ringrazio Dio giorno e notte. Ringrazio in questo momento il parroco che mi accolse per la prima messa qua, Don Giovanni, 50 anni fa. E penso che anche a distanza ci siamo tenuti, almeno da parte mia, in contatto perenne dinanzi a Dio, la preghiera. Non ci siamo accorti, ma il buon Dio aveva il filo diretto. Poi è venuto Don Michele, che questa sera non è presente perché è malato. Poi è venuto Don Aldo. Siamo quasi della stessa età, no? Però non ci siamo conosciuti troppo, perché bambino lui, bambino io, a un certo momento siamo scomparsi dalla zona e ci siamo rivisto qualche volta. Però sacerdotalmente, da fratelli e da confratelli, tanto più che lui è stato missionario e la mia congregazione è una congregazione anche missionaria, quindi c'è un'affinità. Il Signore ci ha fatto capire che ci dobbiamo donare agli altri. Non vorrei commuovere, ecco perché mi sto fermando un momento, ma io in questo momento, oltre a tutti i miei familiari, conoscenti, amici, ho un ricordo particolare di mia mamma. Perché il giorno della prima messa eravamo all'aperto, lassù, no? Al momento della comunione non riuscivo a mettere l'ostia in bocca, perché mentre gli stavo dicendo il corpo di Cristo: Signore mio, ti offro questo mio figlio, fa santo questo mio figlio, te lo dono, e più a piangere. No. Mi è rimasto sempre impresso questa immagine. Perché? Perché lì ho visto il disegno di Dio nella mia vita, dopo, da 50 anni in qua, sempre con questa figura che mi sta dietro e che mi dice: figlio mio, ti consacra al Signore. Non posso andare più avanti. No, 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 no,
ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti quanti. Vedo che addirittura abbiamo delle autorità qui presenti, c'è il vice sindaco. Io sono contrario durante le funzioni religiose, però l'educazione è educazione. Ringrazio nella sua persona tutto il consiglio comunale, ma non dimenticare le prime parole che ho detto appena ci siamo visti. Cercate di fare il bene per la gente. Non chiedete i voti semplicemente per onore personale o per interesse, ma fate della vostra posizione una missione, perché il bene che potete fare voi non lo posso fare io, prete, come voi non potete fare il bene che faccio io. I problemi sono reali, i problemi toccano le persone, noi possiamo intervenire nell'interno delle persone, sia con un buon consiglio, sia con la soluzione dei peccati, ma i problemi di vita sono nelle vostre mani, ma per volere di Dio, per volere di Dio. Allora usate bene questi poteri. Io vi devo dire, siamo dato Gesù Cristo per quanto mi riguarda. Ecco, vi ripeto, per non disperderci ancora alla fine, vi ripeto, grazie a tutti, sia a quello che conoscevi, quelli che ho riconosciuto, quelli che non conoscevo, non mi interessa niente. Io vi ho sempre considerato come miei compaesani, sempre amici. Nella mia preghiera, nelle mie messe, c'è sempre il ricordo per i miei genitori, i miei parenti, tutti, amici e conoscenti, e compaesani, sempre. Fate altrettanto per me, perché anche se siamo preti, non è detto che non abbiamo bisogno di pregare, perché più sono i problemi di coscienza della gente, più dobbiamo formare noi, dobbiamo santificare noi. E quello che dicevo adesso al vice sindaco, lo dico a me, lo dico a me. Noi siamo stati scelti da Dio per fare il bene, in vista di un'altra vita, senza dimenticare questa vita a cui viene demandato le autorità civili, ma cominciando da questa vita noi abbiamo di vista un'altra vita, e la vita eterna, dove con la grazia di Dio penso di arrivare, e auguro a tutti voi di ritrovarci insieme. Presento Don Giovanni, perché è lui che conosce un po' più la storia, più di me la conosce. Donaldo mi ha presentato, ma già ha parlato di me. Ha parlato di me già padre Mario, ha detto chi sono, quindi chi sono e perché sto qui. Intanto mi complimento con questa magnifica assemblea composta da tanti volti che io riconosco, guardandomi attorno, tanti volti li riconosco, altri no, perché sono tanti nuovi, e anche perché specialmente questi sono cresciuti e forse non c'erano neanche quando io stavo qui. E mi chiamo Giovanni,
Sono qui perché sono qui, intanto a questa magnifica assemblea, anche vedo, come notava anche il padre Mario, anche le autorità, fa piacere questo sentire che c'è una missione comune, ciascuno del proprio ambito, però c'è una missione comune che è il bene della gente. Perché sto qui? Perché questa storia mi appartiene, diceva padre Mario, ero parroco qui quando nel 1959 padre Mario è diventato sacerdote. Ero qui, ero parroco a Floriano e Sant'Onofrio, ma anche Don Aldo ha detto messa durante il periodo che ero parroco anche qui. E che anno è stato? Prossimo anno. Prossimo anno, diamoci l'appuntamento, per il prossimo anno, benissimo, ci siamo, benissimo. Sono qui allora perché è la mia storia, questo che stiamo vivendo è la mia storia. Allora oggi padre Mario compie 50 anni, io oggi ne compio 56, oggi. Vorrei 28 giugno 1953, poi 54 venni qui parroco. Intanto 6 anni fa padre Mario è stato al mio 50°. Adesso mi trovo, quando lasciai qui con le parco Sant'Onofrio e Floriano, io andai ad Isola, 20 anni a Isola, dopo nel 1987 a Teramo, nel quartiere nuovo di Conde Parco, e sono già 22 anni che sono lì a Teramo. Oggi allora, 50 anni, ci portiamo bene su, padre Mario, 56 anni, li portiamo bene. Io però ce ne ho 80, Grazie a Dio ce ne ho 80. Facciamoci conto. Allora, sono qui per gioire, per partecipare, per rallegrarmi, e davvero vedo che qui si è creato un angolo di paradiso. Questo, carissimi amici di Floriano, mi fa onore. Non era così quando io ho lasciato Floriano, non era così. Qui adesso è un angolo di paradiso. Sì. E poi anche la vostra presenza dice molto, che davvero il Signore ha portato avanti una storia di un popolo che dà oggi il segno di essere il popolo di Dio. Siamo quindi qui a lodare Dio, a ringraziarlo, unirci anche nei progetti, guardando avanti. Ringraziamo Dio per la storia già, ma guardiamo avanti e vediamo Dio che vuole fare qualche altra cosa con noi. E diceva la preghiera della messa oggi, che noi possiamo rimanere luminosi nello splendore della verità, bel progetto, guardando avanti, rimanere luminosi nello splendore della verità, ce l'auguriamo con tutto il cuore, e l'augurio che io posso esprimere anche padre Mario, ma già anticipato.